Benvenuti in una nuova puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta a Castellino del Biferno per assistere alla quinta edizione dell'evento Oltre le note sotto le stelle. Quinta edizione ma prima volta in Molise perché è un evento, una manifestazione creata fuori dal Molise e itinerante in Italia. Questa volta è qui a Castellino del Biferno con tanti artisti di fama internazionale che vedremo, sentiremo insieme. Allora entriamo in questa puntata di Viaggio in Molise e scopriamo insieme Oltre le note sotto le stelle. A Castellino anche il tenore Francesco Malapena, questa bellissima cornice per cantare e far conoscere anche a Castellino quella che è una musica non da tutti i giorni. Sì, diciamo la musica d'élite, ma io non credo che si possa più definire una musica di nicchia, perché fortunatamente oggi nelle scuole si sta portando questo repertorio per far capire anche ai giovani, ai piccoli, che cosa vuol dire la musica, la grande musica, la vera musica, quella che tanti anni fa, nel 400, il 500, il 700, i nostri autori hanno scritto per, in quell'epoca e ovviamente che ci ha tramandato la nostra nazione, perché noi siamo quasi la patria del bel canto, della grande musica, e cercheremo di far capire anche a Castellino, se non è mai arrivata, ma non credo, conoscono queste nostre melodie. Speriamo che ci capiscano, che sia un bel concerto. Per me è emozionante perché non è la prima volta che vengo, ma è la seconda volta. Però la prima volta mi sono esibito in Arie Sacre, nella stessa location qua, che stasera so che non doveva essere questa, ma al piccolo anfiteatro. Però come si dice, si vede che i santi ci hanno rivoluto in questa chiesa. Speriamo bene. Per Francesco Malapena quanto è stato difficile diventare tenore? Ma a dire il vero è stata quasi una scoperta tra virgolette, perché io ho sempre cantato da quando avevo 4-5 anni. Vengo da una famiglia di artisti, devo dire il vero, dove si recitava e cantava. Ho avuto mia zia che è stata comunque la prima donna nella compagnia stabile di Edoardo De Filippo all'epoca, e io già da 5 anni e mezzo ho fatto qualche particina anche con il grande Edoardo. Solo che avevo anche questo dono della voce, infatti mi raccontava mio padre che appena uscì dal corpo di mia madre diedi uno strillo e mio padre disse: questo è tenore. No, e poi ho continuato la passione della musica, però strumentista. E ho iniziato prima con la batteria, che avevo 4 anni, 5 anni, poi sono entrato in conservatorio come violinista. E stesso in conservatorio, cioè, avevo i colleghi del San Carlo, attuale San Carlo, che mi dicevano: senti Francesco, ma tu c'hai una bella voce, perché non ti metti a studiare canto? Che devi fare con questo strumento in mano? Io non ne volevo sapere, perché amante della musica, amante del suono, della ricerca dei bei suoni, ho detto no, vabbè. E intanto mi sono ritrovato che mi hanno preso con l'orecchio e mi hanno fatto fare un'audizione per telefono. L'insegnante di canto ha detto: questo c'è una voce straordinaria, ovviamente per telefono non è che si sente il tutto, portatemelo immediatamente a casa. E così nel lontano, non mi ricordo la data, è meglio che non la dico, ho fatto questa prima audizione davanti a questa insegnante, che è stata una grande Aida di tanto tempo fa, ovviamente purtroppo adesso non c'è più, e disse: no, tu devi fare la carriera lirica, e se non fai la carriera lirica ti prendo a calci. E così è iniziata tutto questo cammino, man mano, e tanto mi sono buttato nel panorama lirico, fin quando non sono stato pronto e io ho detto: adesso posso debuttare. E come infatti, dopo tanti anni di studio, nel 2004 ho debuttato con Bohème al Teatro Lirico di Stoccarda. E da lì è partito tutto. Grandi soddisfazioni negli anni, grandi emozioni stasera qui a Castellino, anche in medley napoletano. Sì, perché
ripeto, sono anche strumentista, faremo un midle napoletano io col mandolino e con il maestro Luca Mennello, un pianista eccezionale, e con l'altro Luca, Luca in Luca li ho messi, uno al violino e un altro al mandolino, faremo questo midle napoletano per, comunque, per non far perdere la nostra tradizione e sentire i suoni della nostra tradizione, non solo il canto.